Ciao a tutte ragazze, in questo video vi farò vedere le mie nuove charm che ho cotto ieri sera. Incominciamo. Ho creato 7 cupcake, che sono questa lime, questa languria, questa kiwi, questa è la banana, poi questo alla mela, questo con una girella, uffa, si secca, e infine questa all'arancia. Ok, questi sono i cupcake. Poi le cose che ho fatto io che ho fatto pure, queste le ho fatte io, però dell'altro tipo, ecco, ho realizzato queste due charm di uova strapazzate, poi ho realizzato questa girella, poi questo hot dog con la senape, questo coniglietto koi, queste due cacchine rosa per una mia amica, questo funghetto verde vita di Super Mario, a cui ho deciso di aggiungere queste i due riflessi bianchi come ce ne ha realmente, per renderlo più simile alla sua immagine. Infatti così sembra uguale. Poi queste due farfalline, queste due graziose lumachine, poi questa bomba, che è in coppia con la dinamite, su cui c'è scritto TNT. Poi questi due ricettini, che carini, oddio, sono rimasto tutto male. Poi queste libellule, scusate, l'ho messo al contrario. Poi questo fulmine, poi ho realizzato dei biscotti realistici. Allora, visto che ho già fatto un tutorial simile, solo che non sono molto realistici, vi spiego ora come farli. Allora, bisogna prendere il color biscotto, passarci una pallina di carta argentata, poi passarci così la carta vetrata, poi bisogna fare dei buchini e qui metterci le gocce di cioccolato, che si realizzano tagliando da una striscia di marrone i pezzetti di cioccolato, però a caso, infatti, perché devono venire a forme, come devo dire, a forme imprecise. Vabbè, ho realizzato questo qua di foglio, poi questa graziosa coccinella da 5 mm, eccola,
minuscolissima. Ancora. Poi. Questa ranocchietta, bellissima. E infine questo polipetto. Oddio, perché cadi? Ecco. Ok, allora, queste sono le mie ultime creazioni. Ora ne vado a fare appunto altre e ve le farò vedere nel prossimo Charms update. E niente, ci vediamo ci sentiamo nel prossimo video, che penso sarà un tutorial Fimo. E ci sentiamo al prossimo video. Ciao!